Se uno dunque è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Oggi vorrei iniziare una serie di insegnamenti che vorrei portare avanti anche negli studi biblici per approfondire, perché non basta solo quello che si diceva la domenica. Domenica il predicatore è costretto a coincidere delle cose che andrebbero poi sviscerate. Però vorrei portare avanti questo tema, che è la tua identità in Cristo, chi sei in Gesù Cristo. E molte persone, tutti noi abbiamo sentito sani insegnamenti sulla tua identità in Cristo, chi sei in Cristo, ma spesso dalla mia esperienza e sentire anche altri, rimane l'identità in Cristo alla tua posizione in Cristo, nel senso ho i miei peccati perdonati, sono figlio di Dio, vengo la domenica, lodo il Signore, prego per gli altri, cose tutte buone, cose tutte sane, no? Ma spesso manca quella conoscenza della tua identità, chi sei su questa terra, quale autorità e quale responsabilità hai. E io posso garantirti che quello che, se riusciamo poi a sviscerare, a parlare sempre di più e conoscere chi sei in Cristo, cosa significa avere una nuova identità in Cristo, ci sarà un'immagine del tuo volto giù nel più profondo degli inferi, dove i demoni guarderanno e diranno: stai attento a lui, stai attento a lui, questo è un nostro nemico, e staranno lontano, perché noi abbiamo una identità, un'autorità, una responsabilità che purtroppo molti credenti non conoscono. Si accontentano e sanno giustamente che siamo salvi, siamo in pace, no? Adoriamo il Signore tutti insieme. Sapete che essere una nuova persona in Gesù Cristo non vuol dire soltanto avere i peccati perdonati. Leggiamo per favore. Perché anche nell'Antico Testamento avevano i peccati perdonati, no? Benedici, anima mia, il Signore, non dimenticare nessuno dei tuoi benefici, egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità. Loro avevano il perdono dei peccati, simboleggiato attraverso tutti quei sacrifici, tutte quelle cerimonie, avevano i peccati perdonati, però non avevano la remissione dei peccati e non avevano la relazione che tu hai con Dio adesso. E persone come Mosè, Elia, Giovanni Battista, no? Non avevano la relazione che tu hai adesso con Dio, perché prima Dio era in un luogo o su un luogo, ma adesso il Dio Trino, Padre, Figlio, Spirito Santo, sono venuti a vivere dentro di te, e con Lui tu hai ogni cosa. Tutto ciò che è del Padre è tuo, perché vive in te. E ciò che queste sono cose che non avevano i santi del Vecchio Testamento. Ecco perché loro bramavano, desideravano vedere, ma cosa significano queste profezie di quello che dovrà avvenire in questa nella Chiesa. E ringrazio il Signore, perché penso che questo complementa la predica di Marco dell'altra settimana, perché ci porta un passo avanti, perché che è successo durante il Pentecoste? È disceso lo Spirito Santo. Prima non avevano lo Spirito Santo, in quel momento è iniziata la Chiesa, no? Dunque, io vorrei partire, dobbiamo capire una cosa, che Gesù in quei 3 anni del suo ministero su questa terra non ha insegnato tutto ai suoi discepoli. Ha insegnato delle cose ai suoi discepoli,
ma non hai insegnato tutto. Ci sono persone che dicono: ah, io seguo il Vangelo, leggo il Vangelo e basta. Quello è, non è tutto, perché l'Evangelo, ciò che insegnava Gesù ai discepoli, primariamente ai discepoli, era per chi? Stava insegnando persone non nate di nuovo. I discepoli non erano nati di nuovo. Infatti, cosa disse Gesù? Avanti per favore, spero che ci siamo. Avanti per favore. Molto, diceva loro, prima di salire, no? Passava parlando della promessa dello Spirito Santo, dice: ho ancora cose da dirvi, ma non sono alla vostra portata. Perché non era la loro portata? Perché non avevano lo Spirito Santo per capire queste cose. Perché, come dice Paolo, no? In primo Corinzi 2, l'uomo carnale, l'uomo naturale, non può capire le cose spirituali. Devi nascere di nuovo per capire cosa spirituale. E l'uomo spirituale giudica le cose spirituali. Questi discepoli stavano ricevendo questa informazione, non potevano capire. Perché? Perché non hanno avuto la rivelazione. Ma la rivelazione è venuta a noi e lo abbiamo noi. E quando i nostri occhi si aprono a capire la tua identità in Cristo, capirai il perché tu camminerai sopra serpenti di demoni, malattie, e come un guerriero vittorioso, perché Dio è in te. Cose che i santi dell'Antico Testamento, i discepoli, non poterono capire finché ricevettero lo Spirito Santo. Quel giorno, del giorno del Pentecoste, 120 persone ricevettero lo Spirito Santo e incominciarono a parlare in lingue e a manifestare la potenza di Dio. E noi siamo continuo di quello, no? Gli apostoli dovettero ricevere lo Spirito Santo, Maria dovette ricevere lo Spirito Santo, no? Dunque, noi siamo in una posizione molto speciale, cari fratelli. E il nemico non vuole che tu conosci la tua posizione, non vuole, e farà tutto possibile per ostacolare questa realtà. Dunque io spero che questi insegnamenti, questa è un'introduzione praticamente di quello che vorrei parlare, vi aiuteranno a avere quella forza che viene da Dio, e perché deriva da una certezza delle promesse di Dio, di chi è colui che è venuto in te. Cosa è successo quel giorno del Pentecoste? Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, lo Spirito Santo è venuto in te. E lo sapete che succede? È successo quando tu nasci di nuovo. Dio praticamente viene a prendere dominio nella tua casa, viene a vivere dentro di te. E quando viene a vivere dentro di te, lo sai che fa? Porta le sue cose. È come quando noi ci siamo sposati, no? Abbiamo preso casa, o viene un amico che viene a vivere con te, che cosa fa? Prende le sue cose e viene a abitare con te. Dunque abbiamo ogni cosa in Cristo. Dunque Gesù non insegnò tutto ai suoi discepoli. Seconda cosa, il Nuovo Testamento, in particolare poi per esempio le lettere di Paolo, sono i continui insegnamenti di Gesù, perché era necessario che Gesù salisse al cielo per continuare a insegnare alla sua chiesa, perché adesso c'era la chiesa, perché Gesù non poteva insegnare: ok, quando ci sarà la chiesa ci saranno gli anziani, i pastori, gli apostoli, quando ci saranno i malati farete questo, perché non era il momento, non erano arrivati a quella necessità. La Chiesa non era formata, dunque era necessario che il Signore mandasse lo Spirito affinché profeti, apostoli insegnassero la parola di Dio. E noi abbiamo un Nuovo Testamento che è il continuo insegnamento di Gesù Cristo dopo la sua ascesa. Penso che questo è chiaro, no? È un e impariamo tante cose proprio nelle epistole, per esempio, di Paolo, no? E uno di questi, per esempio, è il ruolo dei... avanti, per favore.
Signore? Quando Gesù stava su questa terra, lui, Gesù è la luce del mondo, ma lui era la luce del mondo mentre camminava, no? E cosa disse? Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Ma con la sua ascensione, mandando giù il suo spirito avanti per favore, dice: voi siete la luce del mondo. Noi siamo il corpo di Cristo, noi siamo i rappresentanti di Cristo su questa terra. Cristo è in noi, noi siamo le sue mani, i suoi piedi, lui è la testa. Dunque ciò che è in Cristo è in noi e noi rappresentiamo Cristo. Abbiamo quella potenza di Cristo. E noi dobbiamo vederci in questa ottica, noi siamo la luce del mondo. E il Signore cosa ci ha donato? Ci ha dato anche delle opere buone da fare, queste opere che sono guidate dal suo spirito. Ma dobbiamo conoscere bene la nostra identità, chi siamo come uomini nuovi. E il Signore cosa ha fatto? Ha istituito dei ministeri dentro la sua Chiesa. In Efesini dice, no? In lui che ha dato alcuni come apostoli, alcuni come profeti, alcuni come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi. Questi sono dei doni, sono delle responsabilità che porta anche un'autorità di queste persone che sono come i nostri allenatori, come i nostri genitori in un certo senso, perché loro, attraverso i loro insegnamenti dalla parola di Dio, portano rivelazione dentro il tuo cuore per aiutarti a capire la tua identità in Cristo. Sapete, la nascita di nuovo è come una nascita, paragoniamo a un corpo, no? Gesù disse: non, se uno non è nato di nuovo non potrà vedere il regno di Dio. E Nicodemo dice: ma come vuoi rinascere fisicamente? Vuoi rientrare nel grembo del tuo amato? No, non è una nascita fisica. Ma ci sono cose simili, perché quando nasce un bambino, la gente dice, quelle persone dicono: ah, il miracolo della vita. La nascita è una cosa naturale, ok? La vita è una cosa miracolosa, è un mistero. Però la nascita in se stesso, sai, quando due cellule specializzate, quelle della madre e della parte, vengono insieme, formano un unico organismo chiamato un zigote. Zigote poi cambia finché diventa varie fasi, poi arriva a essere un embrione. L'embrione poi diventa un feto, il feto nasce. Però quel zigote, quelle due cellule che sono unite insieme, quando si è formato quel zigote, è una persona. È una persona. Non vedrai le mani, non vedrai i piedi, non vedrai gli occhi, non parla, ma c'è tutto lì dentro. Tutto. Il colore dei capelli, la lunghezza dei piedi, carattere, pelle, tutto c'è già in quella cellula. Poi dopo si sviluppa. Quando nasce viene nutrito e cresce, viene nutrito dai genitori, dai nonni, protetto, insegnato, dagli allenatori sportivi, dai tutor vari che contribuiscono a far sviluppare questa persona e sviluppare i suoi talenti. Ecco come sono questi ministeri dentro la Chiesa. Sono lì messi da Dio per aiutarti a tirar fuori quel bagaglio che c'è in te. Perché ogni cosa è in te. Non finisce solo: ho capito, alleluia, andrò a sedermi su un mondo dorato e sto a posto. Non è così. Non è solo testimoniare. Certo, è importante questo, portare anime a Cristo. Lo dobbiamo fare. Ma c'è ancora di più di aggiungere questo. E lo capiremo quando capisci la tua identità in Cristo. Chi sei tu in Cristo? Cosa significa l'uomo nuovo? Con quale potenza, quale autorità hai? Tu
noi capiamo, Dio piacendo, capiremo che tu hai più autorità di qualunque re o monarca su questa terra. Tu hai più autorità di qualunque forza delle tenebre su questa terra. Un credente più giovane ha più autorità di un demone più antico. E quando noi capiamo la nostra posizione in Gesù Cristo, chi siamo, perché noi sediamo nei cieli, incomincerai a vedere la tua vita, il tuo cammino, le tue responsabilità in un modo diverso. Perché, sai, noi sappiamo dov'è Gesù? Gesù sta su e Gesù sta qui. No? Tu dove sei? Beh, io sono qui, ma la parola di Dio mi dice io sono lassù. E quando cominci a vederti con un'ottica diversa, cambia la tua prospettiva di chi sei in Cristo. Perciò cammini con Dio in te, la potenza di Dio che vive in te, e non hai timore di cacciare demoni, guarire, fare ciò che il Signore ha fatto, che cosa ha detto? Voi farete opere maggiori di me. Dunque, spero che questo vi incoraggia a desiderare di scoprire ma chi sono, chi veramente sono. Avanti e fuori. Chi sono veramente? E quello che noi siamo, provate a capire questo, è una cosa che il mondo sta cercando e ha bisogno. La creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. E non è soltanto quando torneranno i credenti, non è, è che il mondo ha bisogno, cerca i figli di Dio. Guardate questo momento in cui noi viviamo oggi. Il mondo è in terrore, spaventati, incerti, terrorizzati, non sanno che fare, dalle finanze alla salute, ai figli e tutto. Ma cosa dice? Ti stanno aspettando la manifestazione. Non solo Gesù ti vuole salvare l'anima, ma la potenza di Dio. Quella potenza di Dio che porta segni, miracoli, cambiamenti spirituali e fisici nelle vite delle persone. Dunque, spero che piano piano, con il tempo, con gli studi, riusciremo a capire la nostra identità in Gesù Cristo e camminare con quella potenza, perché c'è un mondo di fuori che ti sta aspettando. Ti sta aspettando. Vedete, l'autorità che tu hai è uguale per tutti. Tu hai lo stesso spirito che aveva Paolo. Tu hai lo stesso Spirito Santo che aveva Pietro. Tu hai lo stesso Spirito Santo che ha Marco. Tu hai lo stesso, noi abbiamo lo stesso Spirito Santo. E sapete un'altra cosa? Noi abbiamo lo stesso fede, misura di fede, dice la parola di Dio. Avete visto mai quando ci sono i misurini? No, questo è un cucchiaio, un cucchiaino. Beh, il Signore non ha detto a te ti do più fede, a te te ne do di meno. Ti dà la stessa misura di fede, dipende da te, da quanto tu la tiri fuori. E quando pensiamo a questi grandi uomini, è morto l'altra settimana, conosci David Postman, no? David Postman, per me è stato uno dei insegnanti che, specialmente all'inizio del mio ritorno a Cristo, mi ha insegnato così tanto, i suoi libri, i suoi insegnamenti. Lo studiavo proprio assiduamente, perché Dio l'ha usato non solo per me, ma per milioni di persone. Lui era un pastore per i pastori. È morto, no? E è dispiaciuto. Un grande, grande, grande uomo di Dio. Però questi grandi uomini di Dio, no? Questi uomini che scrivono biografie di queste persone, uomini esemplari. Che differenza è tra me e loro e te
briciola di, non dico desiderio, ma forse desiderio di scintille in più, non di fede, non di potenza, ma si sono impegnati a scoprire la loro identità in Cristo. E è la stessa cosa per te. Dipende da te quanto vuoi conoscere chi è colui che vive in te e quanto sei pronto a metterlo in pratica. Perché molte persone dicono, è molto comune, ah sì, io ce l'ho qui tutto sulla testa, devi scendere poi giù nel cuore. No, è sbagliato quello. Biblicamente tu già hai tutto nel cuore e deve arrivare su alla testa, ecco perché si chiama rinnovare la mente. E poi ne parleremo di questo. Dunque, che il Signore ci dia rivelazione, non nuova rivelazione, ma rivelazione della parola. E che il Signore possa dare uomini, che insegnanti, ministeri che ci aiutano a tirar fuori su quello che è in noi, quell'identità che c'è in quel zigote spirituale, affinché cresce nella statura di un uomo sano e porta avanti quel ministerio in un mondo che sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Preghiamo. Signore, vogliamo benedire il tuo santo nome e ti ringraziamo per la tua verità. E grazie Gesù Cristo di tutto ciò che tu hai acquistato per noi e grazie che tu vieni a vivere in noi per darci non soltanto una nuova vita, ma darci, Signore, potenza e darci ogni cosa del Padre. Vogliamo chiederti, Padre, di benedire questa comunità, la nostra comunità e tutti i nostri fratelli, sempre più con la conoscenza di chi siamo in Cristo, affinché possiamo dare gloria al Padre in ogni cosa. Nel nome di Gesù. Amen.